Dottor Zunino, ha suo contact presente al tavolo quest'oggi insieme alle imprese, al mondo delle imprese e delle associazioni dei consumatori? Secondo lei si sta lavorando bene? Beh, presente oggi, ma presente già da un po', tutto sommato, perché ormai il nostro rapporto è avviato da tempo, abbiamo partecipato già ad alcuni tavoli e mi sembra che sia una strada sicuramente proficua, sicuramente da coltivare con attenzione. Oggi abbiamo affrontato un paio di temi importanti, mi sembra che il dibattito sia stato articolato, approfondito, con proposte, soluzioni. Mi sembra davvero un bel tavolo, un bel ambiente in cui fare delle cose interessanti. Diciamolo in maniera più ampia, l'ho detto prima in riunione, io credo che associazioni datoriali, aziende e associazioni consumatori devono lavorare in maniera più vicina, più continua, per risolvere i nodi, i temi che sicuramente ci sono, nell'interesse della trasparenza verso i consumatori, del rapporto verso i cittadini, verso i clienti. L'ho sottolineato oggi, De Ascenzo è intervenuto appoggiando la cosa. Dobbiamo assolutamente farlo. Noi abbiamo detto qualche tempo fa che avevamo intenzione, e lo stiamo facendo, di condividere i nostro codice etico con l'Associazione dei Consumatori. Stiamo preparando le bozze che cominceremo a discutere tutti insieme, ed è la strada che dobbiamo assolutamente intraprendere. Forse ci siamo mossi anche tardi, a dire la verità, ma sono profondamente convinto che la strada sia questa. È presumibile pensare che i vari codici che comunque già oggi sono esistenti all'interno delle singole realtà possono confluire in un unico testo condiviso e sul quale tutti lavoreranno, si spera, in un prossimo futuro. Ma oddio, forse è un po' presto per parlare di codificazione di codici, c'è davvero un mondo che si muove, che si sta muovendo in proposizione ancora di codici di etici, di disciplina. Pensare adesso a un'unificazione forse un pochino prematuro. Quello che dobbiamo fare è di cambiare orientamento che c'è stato in passato nelle aziende. Le aziende hanno, non tutto ovviamente, ma in parte, organizzato i propri codici etici in autoregolamentazione assoluta. In realtà il cambio di passo deve essere, i codici vanno condivisi con le associazioni dei consumatori, vanno messi a fattor comune. Non può essere più un'autodichiarazione dell'azienda, ma deve essere un qualche cosa che deve essere fatta insieme. Lì unificazione sarà necessaria, perché sennò povere associazioni dei consumatori le facciamo saltare. Però sì, la condivisione è l'elemento fondamentale.